Ciao ragazzi e ragazze, qua è Megozzo, benvenuti su questo mio nuovo video che, attenzione, è un video molto particolare, molto bello, soprattutto per molti di voi, perché c'è da dirlo, la stragrande maggioranza di voi mi conoscono, però mega che ha sempre fatto e che continuerò a fare, attenzione, i gameplay su GTA 5. Però io, ragazzi, da un bel po' di annetti ho una passione abbastanza forte per la moda in generale, quindi ho pensato di condividere questa mia passione con voi, così come ho avuto anche quella di GTA su YouTube, soltanto che non l'ho fatto fino ad ora perché, ragazzi, non lo ritenevo finora giusto. Però intenzione di portare, diciamo, da adesso in poi, sempre con il vostro appoggio, magari mi dite voi se Omega ci sta o Omega non ci sta, portare sia classici gameplay di GTA che a voi piacciono tantissimo, comunque è una grande serie che ho portato avanti e che non è che lascio così all'improvviso, sia una nuova parte, un nuovo format riguardante la moda, che, diciamo, è da un po' che mi piace, mi sta piacendo, e quindi ho deciso di portarla sul canale perché, ragazzi, in questo periodo mi sta piacendo veramente talmente tanto che ho deciso di condividerla con voi. Poi molti di voi su Instagram, per chi mi segue, sa che pubblico certe foto, certi outfit, certe cose, quindi avendo anche pezzi abbastanza rari che in Italia non ce li ha nessuno, ho pensato appunto di fare questo video dove magari voi mi dite Omega sì ci può stare, Omega no non ci può stare. Che, attenzione ragazzi, non è per farvi vedere che c'ho questo e quell'altro, è semplicemente per condividere con voi la passione, tutte, diciamo, dell'hype, della moda, dello streetwear, e anche, ma anche, non so, dei capi che non sono streetwear, Vuitton, Gucci, Versace, perché quelli io non li reputo streetwear, ma li reputo semplicemente moda e basta. Insomma, sono marchi di lusso quelli. Poi, andando avanti, ragazzi, magari possiamo anche iniziare a fare dei piccoli outfit, come partire partendo da piccole cose, magari come cappelli, piccole t-shirt, e poi evolvere il vostro armadio, sempre per chi lo vuole fare, per chi vuole seguire, sempre se, insomma, questa cosa vi piace. Bene, allora io direi di partire, anche se non vi faccio vedere l'armadio, ragazzi, attenzione, vi faccio vedere solo piccole cose per darvi un piccolo assaggio di quello a cui, cioè, andremo a esporre nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, sempre se ovviamente vi piace questo argomento di quello che stiamo parlando. Insomma, si tratta un po' di differenziare il canale, anche perché sapete che da qui a qualche giorno, forse facciamo qualche mese indietro, ragazzi, sto lavorando pesantemente al di fuori di YouTube, facendo, appunto, ecco, questa, diciamo, è stata la cosa che mi ha dato l'idea in più per fare video su YouTube su questa cosa. Infatti adesso sto lavorando per l'anticontraffazione, cioè significa che sto riconoscendo capi veri da quelli falsi di qualsiasi tipo di marca, Moncler, Gucci, Off-White, Louis Vuitton, eccetera eccetera, e questa cosa è stata la miccia che, diciamo, mi ha fatto prendere la decisione di iniziare questo nuovo capitolo, se vogliamo dirlo così, qui su YouTube insieme a voi, condividere questa passione, perché parleremo anche di contraffazione, anticontraffazione, parleremo di tante belle cose che hanno a che fare con la moda, quindi differenzieremo un po' il canale, anche un po' perché so che ad alcuni, ormai siamo tutti ragazzi, quindi a chi è che non piace lo streetwear, chi non piace Supreme, Gucci, Vuitton, tante cose, ragazzi, diciamocelo chiaro, piacciono a tutti. E poi, tra l'altro, YouTube sta avendo problemi, ve lo ricordo, ormai lo sapete, tutti gli YouTuber stanno problemi, però ragazzi, voi siete qui su YouTube per staccare la mente dai brutti pensieri e svagarvela un po', quindi togliamo i miei problemi su YouTube, che siano i guadagni, tutte quelle robe lì, perché adesso, ragazzi, quei guadagni ce li ho da altre parti molto più importanti. Per chi mi segue su Instagram, appunto, sa che sto lavorando per l'anticontraffazione, come ho già detto, e anche sul trading, quindi vi lascio immaginare, poi insomma decidete voi, magari fatemi richieste nei commenti. Bene, detto questo, allora io spero che questo nuovo capitolo del mio canale possa piacervi, condividete il video con i vostri amici, mettete un bellissimo mi piace, ragazzi, perché comunque vedremo tanti pezzi belli, rari, esclusivi, per cui mi raccomando, ci conto, e non so, fatelo, perché sarà una cosa abbastanza figa, che non sarà copiare altri canali che hanno già fatto questa cosa, che ci sono da prima di me, quindi attenzione, stiamo facendo due cose completamente diverse, e fidatevi che vi piacerà. Bene, allora, dato che non voglio lasciarvi con l'amaro in gola, vi farò vedere dei capi particolari, uno dei, diciamo, gli ultimi capi che ho preso durante il tempo, grazie a YouTube comunque, perché ragazzi, tutte le cose che ho le devo a voi e a YouTube, che ho iniziato a farle tramite YouTube e tramite gli account moddati, quindi mi sembra ovvio, chissà la mia storia da 5 anni qui indietro mi può capire. Va bene, allora io direi di iniziare, perché poi magari voi
Successivamente mi dite: Omega, ci piace questo nuovo format, perché no? Quindi parliamo, avete detto, di moda, streetwear, anticontraffazione, come iniziare, come aprirsi magari un'attività, no, come farsi un bell'armadio, insomma. Bene, allora direi di iniziare con magari dei pezzi rari. Qui vi faccio vedere una pochette Vuitton presa, se non sbaglio, 2 settimane fa. Questi ragazzi, grazie all'ultimo stipendio di YouTube, che comunque non è stato il massimo, perché come sapete YouTube sta dando problemi, però lasciamo stare i problemi. Ecco, questa ragazzi, bellissima, bellissimissima pochette Eclipse Monogram. Perché Eclipse? Perché Monogram? Vabbè, il Monogram è questo qui, ragazzi, il classico. Eclipse perché è nera. Là dentro, come vedete, è abbastanza bella. Ci sono tante tasche. Insomma, non l'ho ancora usata una volta, quindi è abbastanza figa, devo dire. Insomma, è una pochette Voyage, si chiama questo tipo Voyage, non toilette, perché la toilette è un'altra che vedremo dopo. Fatemi sapere se vi piace, è abbastanza bella e figa, molto grande e compatta per andare in giro e non portarsi magari sorte di cose addosso, quindi direi che ci sta. Per cui, come ho detto, ragazzi, vedremo i marchi di streetwear, vedremo i marchi di lusso, vedremo anche le sneakers, cosa molto bella e importante. E passeremo anche altri marchi, tipo qua come vedete abbiamo una puta Gucci, che purtroppo il di sopra sta a lavare, non ce l'ho al momento, in giro nei posti Instagram, insomma veramente bella, una tuta normale, classica di Gucci. Questa la appoggiamo qua dietro. Dopodiché abbiamo, faccio vedere una sneaker adesso molto particolare. Questa qua è una delle ultime sneakers che sono riuscito a prendere, perché comunque devo dire grazie al mio amico Luigi, che ringrazio, Luigi Buonarroti, se stai guardando questo video, grazie a te, che mi procura sempre le ultime release grazie ad alcuni negozi di Milano e alcune pagine Instagram che ci aiutano. Quindi qui abbiamo una bellissima Converse per Off-White di Chuck Taylor, molto bella, con un tag diverso rispetto al solito, perché sinceramente il tag arancio, scusate, rosso, aveva un po' rotto le scatole. E questa è una delle ultime release per quanto riguarda le sneakers che sono riuscito ad avere, quindi abbastanza bella, l'ho messa 2 volte, poi perché ho talmente tante scarpe che ragazzi purtroppo non le ho messe più. Bene, poi abbiamo, vi faccio vedere l'altra pochette che vi dicevo, questa c'ho da un bel po' di tempo, e questa qui ragazzi ha una storia molto particolare, perché questa pochette è uguale a quella di prima, però è leggermente più piccola e si chiama pochette de toilette. Infatti questa è pensata per mettere le cose del bagno, ma attenzione, io questa la uso, ragazzi, per andare in giro a mettere le mie cose dentro, vedete, abbastanza bella, grande, ci metto le chiavi, le altre cose e basta, non ha tasche interne, però è abbastanza bella. Questa c'è una storia particolare, ragazzi, perché è bellissima, non si mette in dubbio. Il problema è che questa pochette ha avuto un'avventura molto particolare, perché era caduta nel cesso, e dopo averla ripresa dal cesso, ragazzi, era completamente bagnata, pensavo il peggio, no? E dopo essere caduta nel cesso, come se non bastasse come cosa, si è completamente sporcata di sugo. Già, e come dire, purtroppo è sopravvissuta, e pensavo stesse in una condizione veramente pessima, invece è ancora viva, più che viva. Ogni capo ha una sua storia, magari non ve le racconto tutte perché nella mia vita succedono tante belle cose. Vi faccio vedere l'ultima sneaker, ragazzi, fresca fresca, che ce l'ho qui, che mi è arrivata esattamente ieri con un regalo particolare che non posso farvi vedere perché non è per me. Questa bellissima sneaker di Louis Vuitton, molto particolare, alcuni potranno dire gusto veramente pessimo. In ogni caso, ragazzi, è stata molto bella, pagata, se non mi sbaglio, 690 euro. Fatemi sapere se vi piace, è molto bella, soprattutto perché ancora non l'ho messa una volta. Beh, mi è arrivata ieri, non l'ho ancora messa. Fatemi sapere se vi piace anche questa. Volendo posso anche farvi vedere, qui abbiamo un orologio, il primo orologio che mi sono comprato con il primo stipendio, quando sono arrivati il trading e l'anticontraffazione. Ragazzi, gli orologi sono arrivati a pioggia, però questo è stato il primo che ho preso, no? Molto bello, particolare, semplice, è un piccolo date just personalizzato, dove il quadrante interno è stato rimosso perché era bianco e è stato aggiunto uno nero, e vedete, molto bello, tranquillo, normale, carino, insomma, vedete. E questo è la scatola, quindi diciamo che ci sono tante cose da vedere, e magari molti di voi potrebbero dire: Omega, come possiamo iniziare? Senza esagerazione, come possiamo magari
fare o anche semplicemente essere informati, perché conosco molte persone che non hanno tante cose, hanno poche cose, però gli piace essere informati. E come ultimo capo, ragazzi, vi faccio vedere questo mega giubbotto North Face in collaborazione per Supreme, che è tipo leopardato, molto figo anche da dentro, abbastanza bello. E faccio vedere anche da dietro, vabbè, insomma, è tutto così. È un giubbotto veramente bello, soprattutto molto ingombrante, perché ti fa sembrare un caspita di ciccione staccato. Solo forse il 2% manco dei capi che ho a disposizione. Perché, come detto, da quando ho iniziato a lavorare esternamente YouTube, ragazzi, diciamo, YouTube mi ha dato la carica iniziale. Poi, ragazzi, lavorando esternamente su altre cose che ho già detto precedentemente, sono riuscito a trovare altri fondi per allargare un po' l'armadio, perché io sono un appassionato, ragazzi, non è che lo faccio perché mi piace indossare Vuitton, Gucci, mi frega un cazzo. Da quando è uscita la pre-collezione autunno-inverno, mi sembra, di Vuitton del 2016, ho iniziato ad appassionarmi. Non che prima non lo conoscessi, però da là ho iniziato ad appassionarmi. Quindi voglio condividere con voi questa cosa, da quando ho iniziato anche a fare, come ho detto, l'anticontraffazione per riconoscere i capi veri da quelli falsi, per cui sto diventando un professionista a tutti gli effetti. Spero di diventarlo perlomeno. E per cui mi piacerebbe sapere da parte vostra se vi piacerebbero questi argomenti sul canale, magari vedere l'armadio, fare video particolari. Insomma, c'ho tante cose, ragazzi, che volendo possiamo fare. Quindi magari ditemi anche voi nei commenti come la vedete come cosa, se ci potrebbe anche stare. E se anche voi siete appassionati di streetwear, se volete condividere con me questa passione, ragazzi, potete trovare la sezione commenti dove potete dire Omega sì, ti prego, fallo. Perché magari a molti di voi piace, a volte magari no. Quindi chi lo sa, fatemi sapere se a voi va bene questa cosa. Diciamo che sono rimasto nascosto troppo tempo a lungo, su questo tipo di cose. Bene, quindi se il video vi è piaciuto, mi raccomando, un bellissimo mi piace. Iscrivetevi al canale, che arriveranno tanti video belli, promesso, promettendo che il canale sarà ancora sul gameplay, streetwear se lo volete, e altri tipi di vlog. Giusto per differenziare un po', perché ormai, ragazzi, come sapete, lavoro esternamente YouTube, quindi giusto per chiarire. Ah, e non ho fatto vedere una piccola box logo Supreme Fall Winter 2017 nera, box logo fluo. L'abbiamo dimenticata, ecco, facciamo 2,5% di quello che avevo fatto vedere. Vabbè, vi ringrazio per avervi visto questo video, per essere stati anche con me quest'oggi. Spero vogliate condividere questa bellissima passione della moda, dell'anticontraffazione, del come iniziare magari anche a vestirsi. E che dici, ci becchiamo al prossimo video, sempre se volete intraprendere questo percorso con me. Come gozzo, bella a tutti per quanti. Bella a tutti per quanti. Scusate. Bella per tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!